Such a beautiful lantern. How is it made? Wow. So many stalls. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché oggi vi propongo il riassuntone completo di tutto ciò che è stato detto all'interno della live, ovviamente da parte della MiHoYo, per quanto riguarda tutti gli aggiornamenti e gli eventi che verranno introdotti all'interno del gioco grazie alla versione 1.3. Che come potete vedere da questo screen, che trovo assolutamente fantastico, verrà introdotta all'interno del gioco a partire dal giorno 3 di febbraio del corrente anno. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, vi allego i codici che sono stati distribuiti all'interno di questa live in modo tale da poter riscattare primogems, libri e soprattutto minerali per poter potenziare le vostre armi. E dopodiché siamo pronti per cominciare il nostro riassuntone. Ecco qui il calendario completo per quanto riguarda il mese di febbraio/marzo e soprattutto gli eventi che faranno da cornice a questa nuova versione 1.3 di gioco, dove avremo diverse cose di cui discutere, diverse cose di cui parlare e quindi non perdiamo troppo tempo e iniziamo a darci una mossa. Iniziamo a parlare del protagonista di quello che sarà il nuovo aggiornamento, quindi la nuova versione 1.3, ovvero un personaggio di cui si è discusso tantissimo. Ma prima ovviamente di parlare un attimino di questo personaggio, io direi di farvi vedere una piccola anticipazione di quello che appunto sarà. Their voices. I can always hear them. If you cannot bring yourself to kill, speak my name. Evil conquering! Do not judge Adepti by your mortal ideals. Cry! Nuovo personaggio che verrà introdotto all'interno del gioco, ovvero Xiao. Personaggio di cui si è discusso tantissimo all'interno del gioco, però per quanto riguarderà le sue statistiche, le sue caratteristiche e quello che sarà il mio pensiero in generale di questo personaggio, ne parlerò in un video apposito, in un video dedicato. Sorpresa delle sorprese che ha lasciato molti un pochettino a bocca aperta è il ritorno di Keqing con un banner apposito al posto di quella che sarebbe stata a quanto pare Hu Tao. Particolare questa scelta, in realtà non capisco neanche il perché, ma la cosa che più ha un attimo fatto triggerare, se vogliamo utilizzare un termine ormai comune a tutti quanti, è il fatto che Xiao verrà rilasciato direttamente giorno 3. Quindi nel momento in cui verrà rilasciata la batch sarà il primo personaggio nuovo che avremo la possibilità subito di pullare e non verrà rilasciato a fine mese come appunto si sospettava in quanto Hu Tao doveva essere la prima a uscire all'interno di questa versione e invece colpo gobbo prima Xiao e poi successivamente Keqing a fine mese. O per meglio dire a metà mese, che poi ci accompagnerà ovviamente fino alla fine di febbraio. Quindi veramente veramente particolare questa cosa, ma diciamo che da un lato è stato un attimo tamponata la situazione in quanto avremo una grandissima novità per quanto riguarda soprattutto l'introduzione di Xiao. Introduzione del personaggio di Xiao che come potete vedere ci permetterà di ottenere ben 10 Intertwined Fate, ovvero 10 gemme colorate che servono appunto per pullare all'interno dei banner evento che ci verranno completamente regalate. Quindi avremo praticamente una multi-summon gratuita per quanto riguarda il banner di introduzione del personaggio di Xiao. È interessante vedere come effettivamente un pochettino il gioco stia ascoltando le richieste, il fatto comunque di dover farmare e pullare sempre sui personaggi con delle risorse abbastanza risicate, effettivamente forse è arrivato questo messaggio, è arrivato alla MiHoYo e quindi non solo ci stanno regalando queste 10 multisummon, ma
addirittura per quanto riguarda il completamento totale di tutto quanto il Lantern Festival, con tutti gli eventi, i sotteventi, eccetera, eccetera, ci permetteranno di guadagnare ben 1600 Primo Gems. Quindi potete immaginare che è come se potessimo comunque avere due multi, fondamentalmente, regalate quasi, no? Dal gioco stesso, facendo comunque delle cose che all'interno del gioco ci permetteranno di divertirci, ci permetteranno di stare in compagnia, anche perché tanti di questi eventi sono molto, come dire, sviluppati dal punto di vista delle co-op o dal punto di vista appunto delle amicizie che si possono fare all'interno del gioco. Ed è una grandissima occasione per espandere le proprie amicizie e soprattutto conoscere gente nuova, appunto, per poter giocare insieme. Altra novità di questa versione 1.3 è la possibilità di poter scegliere uno di questi personaggi 4 stelle completamente gratis. Ebbene sì, a partire dal 18 febbraio fino al 7 di marzo si avrà la possibilità di poter scegliere uno dei personaggi in elenco. Devo ammettere che questa è una bellissima notizia, soprattutto per il rilascio di Xinyan. Xinyan è la più nuova, la più recente tra quelli che sono i personaggi a schermo, e di conseguenza potrebbe anche essere una buona occasione per avere un personaggio pyro che sfrutta meccaniche interessanti, mentre invece gli altri, bene o male, li abbiamo già conosciuti, sono tutti ovviamente personaggi validissimi. Come ho sempre detto su Genshin, tutti i personaggi possono dire la loro, perché sono veramente tutti ottimi, anche 4 stelle, però è giusto comunque sottolineare anche la possibilità di poter andare a costellazione, soprattutto per questi tipi di personaggi che teoricamente per chi pulla spesso e volentieri sono comunque una sorta di checkpoint, dato che escono una volta ogni 10 pull. Quindi diciamo che è utile poterli andare a costellare, ma anche, perché no, magari ampliare il proprio roster di personaggi, prendendone comunque uno che già, prendendone uno che non si possiede, giusto per avere una carta in più da giocare possibilmente all'interno di un team ben preciso. Il mio consiglio è teoricamente quello di andare a costellazione, dato che comunque sono dei 4 stelle e a differenza dei 5 stelle si ha la possibilità di poterli sfruttare in maniera forse un po' più esagerata. La costellazione di un 4 stelle ovviamente è più facile da sbloccare rispetto a un 5, e quindi di conseguenza se avete già delle costellazioni medio-alte per quanto riguarda un vostro personaggio, io personalmente vi consiglierei di sfruttare la costellazione e rendere quindi il vostro personaggio ancora più forte. L'evento complessivamente si dividerà in quelle che sono tre fasi, chiamiamole così, presenti all'interno del gioco, che ci permetteranno di sbloccare dei mini eventi, dei sotto eventi, che ci permetteranno come sempre di ottenere dei materiali, dei premi, sia per quanto riguarda le ascensioni dei personaggi, le ascensioni dei talenti, delle card che avremo la possibilità di poter utilizzare tramite il nostro indicatore, quindi la nostra ID card fondamentalmente, e l'introduzione anche di un nuovo oggetto di cui parleremo verso la fine del video, dove vi farò vedere anche alcune piccole cosette. Uno degli eventi presenti all'interno del gioco sarà una sorta di tower defense, dove avremo la possibilità di poter costruire le nostre torrette tramite ovviamente delle risorse che ci verranno fornite tramite quest e tramite missioni all'interno del gioco, che ci permetteranno di costruire le nostre torrette personalizzate. E in base anche alla nostra difficoltà scelta e ai bonus malus che utilizzeremo all'interno dell'evento stesso, otterremo comunque delle ricompense finali. Sarà interessante vedere il fatto di interazione, dato che comunque le torrette faranno il danno, ma noi come personaggi avremo la possibilità di interagire all'interno del combattimento. Quindi è come se le torrette ci dessero una mano per affrontare appunto i nostri avversari. Ovviamente anche all'interno di questo evento avremo uno shop apposito, dove avremo la possibilità di poter scambiare tutti i materiali che riceveremo tramite il completamento delle varie orde, delle varie fasi, per ottenere comunque dei materiali o in generale per ottenere dei benefici di cui potremo disporre all'interno del gioco.
Un altro evento che sarà disponibile all'interno di questa nuova versione sarà il classico evento dove dovremo scattare delle foto, delle semplici foto, che ci permetteranno di ottenere delle sfumature di colore diverso. Le sfumature di colore diverso avranno una base randomica, quindi potremo ricevere randomicamente qualsiasi tipo di colore. Però, come vi ho detto, questa è una versione dove appunto il fattore amicizia e il fattore cooperazione avrà un peso abbastanza importante. Infatti, tramite il nuovo menu che avremo a disposizione con i nostri amici, potremo scambiare le foto con i colori in eccesso in modo tale da poter ottenere colori diversi dai nostri amici. Una volta ottenuti tutti i colori che ci verranno richiesti e in base ovviamente alle foto che avremo fatto, potremo ricevere delle ricompense. Ricompense che possono essere ovviamente giornaliere, che saranno ovviamente giornaliere, e che potremo ripetere fino a un tot, che dovrebbe essere addirittura 10 giorni. Quindi avremo la possibilità comunque di ottenere 60 primo gems, 14 libri, 24 cristalli per potenziare le armi per 10 giorni. Il che non è affatto male. Infine, come ennesimo evento presente all'interno del gioco, abbiamo l'introduzione di nuovi nemici, in particolare il primo Jovisharp. Il primo Jovisharp che rappresenta addirittura un boss, che però verrà presentato in una maniera un po' particolare. Avremo la possibilità, da questo momento in poi, di poter effettuare, o per meglio dire, durante questo evento avremo la possibilità di poter effettuare delle spedizioni particolari. Spedizioni particolari che ci permetteranno di utilizzare addirittura 4 personaggi alla volta, dove ovviamente indicato in alto a destra avremo gli elementi boostati per permettere di ottenere qualche ricompensa in più, e inoltre potremo scegliere un personaggio di un nostro amico, quindi di un nostro diciamo proprio di un nostro amico in gioco, disponibile dal nostro elenco amici, che ci permetterà di ottenere un bonus addizionale. Quindi avremo la possibilità di affrontare queste missioni che ci permetteranno, anzi, avremo modo di affrontare queste esplorazioni più che altro, che ci permetteranno di sbloccare questa missione che vedete qui sotto in basso a destra. Questa missione qui sotto in basso a destra ci permetterà di avvicinarci sempre di più alla conoscenza, mettiamola così, di questo primo Jovisharp, che per l'appunto rappresenta un vero e proprio boss. Una volta completato il sentiero, una volta completato le spedizioni e ottenuto le tracce necessarie, avremo la possibilità di poter affrontare il boss. Quindi un pochettino come funzionano le bounty, se avete presente le missioni di caccia per la reputazione delle varie città, solo che in questo caso vengono allargate, vengono espanse e vengono rese disponibili tramite una meccanica di collaborazione e di esplorazione della mappa. Una volta completato, come detto prima, il percorso che appunto potremo affrontare tramite le esplorazioni, non ci resterà che affrontare il boss e tentare di sconfiggerlo. Nuova introduzione anche quella del bestiario, quindi avremo la possibilità da questo momento in poi di vedere tutte le creature che abbiamo combattuto, sconfitto, visto o catturato. Quindi avremo la possibilità magari in futuro anche di ottenere dei veri e propri pet. Quindi questa già potrebbe essere una cosa molto molto interessante. Nuova disposizione anche per quanto riguarderà la nostra ID card. Come vi ho detto prima, la ID card viene rappresentata non solo dalle targhette che prendiamo grazie ai vari achievement e ai vari eventi, ma da adesso in poi avremo la possibilità di poter condividere le nostre informazioni con gli altri giocatori. Che cosa vuol dire? Vuol dire che adesso avremo la possibilità di poter far vedere fino a 8 personaggi e far vedere anche le loro caratteristiche, quindi le loro build, le loro costruzioni in generale per quanto riguarda il gioco, giusto per dare una mano appunto ai vari giocatori che magari si chiedono quale sia il nostro personaggio e come facciamo magari ad avere un personaggio così forte. E quindi al posto di creare le classiche domande, ah ma voi come buildate questo, voi come buildate quello, adesso magari si cercherà un attimo di uniformarsi, avere una propria identità anche per quanto riguarda le build, proprio perché, come ho sempre detto,
fatto tutte le build sono diverse e ce ne sono diverse che possono funzionare in un modo o nell'altro. Tutto ovviamente deve essere bilanciato per creare un personaggio comunque forte, anche perché vi ricordo che ci sono personaggi che vengono utilizzati in modo diverso proprio perché quando si gioca singolarmente il personaggio da tenere in campo è solamente uno. Quindi, a differenza di un gruppo magari di 4 persone dove tecnicamente dovrebbero giocare loro 4 main, in realtà quando si gioca da solo ci sono personaggi comunque più o meno forti che vengono utilizzati soltanto per uno spam e non vengono utilizzati per essere tenuti in campo. Quindi diciamo che è ben diverso. Buildare un personaggio come main e buildare un personaggio come sub o comunque come intermezzo, come piace chiamarli a me, cioè che entrano, effettuano la skill e fuoriescono, giusto per creare una reazione, giusto per creare comunque un farm di orb per permettere di poter successivamente caricare la burst e via di seguito. E quindi avremo la possibilità di condividere le nostre informazioni tramite appunto la spunta che vedete in basso a destra, che ci permetterà di condividere le informazioni dei nostri personaggi. Ovviamente siamo liberi di condividere o non condividere, proprio perché appunto la spunta che vedete in basso può essere attivata o rimossa a piacimento. Nuova introduzione e nuova meccanica presente all'interno del tavolo alchemico, dove si potranno convertire finalmente i cristalli che si ottengono per ascendere i personaggi. Quante volte abbiamo dovuto affrontare diversi boss solo perché magari ci mancavano i cristalli per ascendere il personaggio? Bene, adesso, da questo momento in poi, tramite il nuovo oggetto di cui vi stavo parlando poco fa, avremo la possibilità di poter raffinare e poter trasformare il nostro cristallo di ascensione da una tipologia a un'altra. Questa è una comodità che senza ombra di dubbio aiuterà soprattutto i giocatori un po' più avanzati che, avendo magari avuto la possibilità o la necessità addirittura di aver farmato più boss di un elemento rispetto a un altro, avranno adesso la facoltà di poter convertire i propri cristalli in modo tale da poter ascendere i propri personaggi preferiti. Inoltre, tutti i giocatori che avranno un rank superiore al 31 avranno la possibilità di poter affrontare una nuova quest che li ricompenserà con il Parametric Transformer, che ci permetterà appunto di trasformare i nostri oggetti che solitamente raccogliamo dai mostri presenti in giro della mappa in cambio di chi lo sa. Beh, ovviamente verremo ricompensati con book per l'esperienza dei talenti, book per l'esperienza del personaggio ed enchantment ore che ci permetteranno di poter potenziare le nostre armi. Quindi finalmente avremo uno pseudo farming libero che ci permetterà comunque di convertire i nostri oggetti in risorse per i nostri personaggi. Devo ammettere che questa è una cosa che mi piace parecchio, perché ci permetterà di andare in giro per convertire i nostri materiali ed ottenere comunque la possibilità di farmare praticamente quasi in maniera gratuita. Le cifre sono veramente alte per quanto riguarda la conversione, ma credo che molto probabilmente si baserà anche sulla rarità del materiale che appunto andiamo a convertire. Quindi direi che i giocatori, in questo caso in status avanzato, avranno sicuramente una marcia in più, e questo penso che sia corretto dal punto di vista proprio del gameplay, proprio perché vai a premiare coloro che giocano e vai a premiare anche coloro che si impegnano tanto nel farming. Detto questo, dobbiamo aggiungere praticamente le ultime cose e dopodiché possiamo anche salutarci. Ultima novità presente all'interno del gioco: il Leyline Overflow. Questa è una cosa che a mio avviso è stupenda. È vero che non è gratis e che quindi mi consente in un qualche modo di essere vincolato un pochettino al farming della resina, ma avremo comunque la possibilità di ottenere il doppio delle ricompense presenti all'interno delle ley line che si trovano in giro per la mappa utilizzando solamente 20 resine. Quindi al posto di utilizzare le condensate e quindi sprecare
tra virgolette 20 resine, adesso con la metà del prezzo abbiamo comunque il doppio della ricompensa e questo comunque è veramente veramente ottimo. Si potrà effettuare per un massimo di 3 volte al giorno, purtroppo, e non so se però effettivamente, non ricordo se è stato specificato se queste 3 volte sono comprese tra oro e libri oppure se può essere effettuato 3 volte per i libri e 3 volte per l'oro. Magari se qualcuno ha avuto l'informazione o se lo ricorda, a differenza mia che comunque non me lo sto ricordando e mi dispiace di questo, può scriverlo sotto nei commenti in modo tale da potermelo fare integrare all'interno della sezione commenti, quindi metterlo magari in evidenza, così tutti coloro che poi arriveranno a questa parte del video avranno la possibilità di leggere i commenti e capire effettivamente come funzionerà il tutto. Detto questo, non c'è nient'altro da aggiungere, almeno per il momento. Parleremo di tutti i dettagli e parleremo di tutte le novità più nello specifico quando avremo le notizie ufficiali che verranno rilasciate all'interno del sito. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me. Spero che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento e di questa nuova espansione 1.3 e come sempre io vi invito a mettere like, iscrivervi e seguirmi anche sul mio canale Viola. Detto ciò, vi saluto e spero di beccarvi presto con un prossimo video o con una prossima live. Bye bye!